1997, ben 21 anni fa, ci avevano fatto un film, una pellicola di fantascienza dove John Travolta si scambiava il volto con Nicolas Cage per rubare l'identità. Oggi la realtà sfida la fantasia, quello che sembra quasi un miracolo, ha pensato di fede, molto di scienza e di si tratta di uno dei primi interventi al mondo, il primo in assoluto in Italia, di trapianto allogenico facciale, ovvero un trapianto del viso. Il luogo dove si sta svolgendo questa vera e propria magia della chirurgia moderna è l'ospedale Sant'Andrea di Roma. Il protocollo è altamente sperimentale, proprio perché la casistica è pressoché inesistente ed è realizzato sotto la guida del Centro Nazionale Trapianto. Al tavolo operatorio un'equipe chirurgica romana che ha collaborato con un team di Zurigo, l'operazione effettuata su una paziente sfigurata da una malattia neurodegenerativa congenita, segue infatti il primo complesso intervento di prelievo multiorgano, effettuato dopo l'accertamento di morte cerebrale di